nell'anno scolastico 2017-2018 il nostro istituto, l'Istituto Comprensivo di Marzabotto, con proprio la scuola media Giuseppe Dossetti, ha partecipato al bando per il viaggio della memoria. È stato un progetto annuale che è stato valutato positivamente e ha avuto infatti ricevuto il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, che ringraziamo molto perché ci ha dato la possibilità di realizzare un progetto completo. Esattamente il giorno prima della giornata del ricordo, il 9 di febbraio, abbiamo offerto a tutte le classi terze che erano state precedentemente preparate a scuola sul manuale di storia, su che cosa sono le foibe, su dove si trovano, che cosa è stato. Proprio delle letture a cura dell'associazione Leggio. Il titolo di questa iniziativa si chiamava L'esodo e le foibe, proprio in occasione della giornata del ricordo, e sono stati letti proprio documenti di persone che si sono salvate proprio dalle foibe miracolosamente, e quindi sono dei documenti storici veri, e i ragazzi hanno potuto ascoltare proprio le parole di chi ha vissuto quei tragici momenti, sia delle foibe che dell'esodo, per cui sono stati davvero dei momenti anche molto toccanti proprio per i ragazzi. Il vero e proprio viaggio della memoria è stato il 7 e l'8 maggio, dove tutte le classi terze sono state accompagnate a Trieste, oltre alla Risiera di San Sabba, la foiba di Vasovizza, dove anche qui hanno avuto una preparazione e hanno visto soprattutto i monumenti, dove appunto sotto ci sono appunto queste le foibe, dove sono morte moltissime persone. Le foibe sono delle cavità naturali di notevoli dimensioni, ovvero degli inghiottitoi, e sono state largamente utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale per liberarsi dei corpi di coloro che erano caduti. La foiba di Vasovizza proprio è circondata da un paesaggio e dal verde. Spesso le foibe sono anche proprio occultate, infatti sono ricoperte dalla vegetazione. Ci hanno raccontato ad esempio di un uomo che è sopravvissuto alla foiba, nel senso che è stato gettato, poi è riuscito a salvarsi, e quindi anche solo il pensiero della situazione in cui lui si è trovato mi ha davvero colpito moltissimo. L'obiettivo era proprio quello di dare il senso della memoria con dei documenti sia storici ma anche vedendo quei luoghi, perché l'unico modo per riuscire a trasmettere a dei ragazzi giovani che non hanno per motivi anagrafici di età vissuto quel periodo, che ne hanno solo sentito parlare, era affiancare a dei documenti storici e quindi anche con esperti, e portarli sui luoghi e sentire anche la voce di chi quei tragici eventi li aveva vissuti proprio da vicino. E quindi anche per la foiba di Vasovizza è stato molto importante averli visti quei luoghi, anche se oggi sono chiusi, c'è un monumento che li ricorda, ma i ragazzi erano stati preparati, avevano sentito la voce dei sopravvissuti, e quindi quella abbinata al monumento sicuramente dà un'immagine più completa della memoria, così come è stata per altri eccidi. Noi vediamo questo viaggio della memoria che è stato sicuramente un'occasione per dare la possibilità ai ragazzi di conoscere più da vicino quello che è stato, quello che non vorremmo che capitasse nuovamente, ma che sicuramente potranno portare avanti anche adesso alle scuole superiori, potranno approfondire, ma che gli ha dato modo di davvero di essere partecipi di eventi, di conoscere anche eventi tragici che hanno fatto parte della nostra storia, ma che bisogna non dimenticare per proprio cercare di portare avanti quello che c'è di buono, ecco, e un domani essere dei cittadini sicuramente migliori e più attenti. Trovarsi nei luoghi dove sono accadute cose di cui si è continuamente sentito parlare è sicuramente diverso rispetto a leggerlo nei libri di storia, e mi sono sentita molto vicina alle persone che in quel momento hanno subito di tutto e di più, di cose orribili,
E no, è stato molto molto toccante. Ora, il viaggio della memoria mi ha lasciato comunque molte emozioni. Mi ha lasciato anche, devo dire, numerosi insegnamenti, ecco. Cioè, perché comunque quando studi queste cose a scuola le studi, ma poi è come se le accantonassi, cioè le mettessi in un cassetto. Poi quando invece ti si presentano davanti, come per esempio vedi anche la foiba, che comunque è stato, cioè, apparentemente sembra insignificante, poi comunque è, diciamo, l'oggetto ce l'ha la morte di tantissime persone, quindi mi ha insegnato anche a essere meno egoista, a pensare di più, a riflettere, comunque a pensare molto di più alla memoria, che comunque è importantissima perché ci rende vivi. Cioè, grazie alla memoria tu conosci il passato e la storia comunque dei nostri antenati. La loro storia, che è stata, cioè, piena di dolore, sì, è stata difficile da dimenticare, ecco. Venite da una zona che è stata colpita invece da un'altra strage, che è quella di Marzabotto. Com'è stato per voi, che proprio venite da quei luoghi, vedere storie così simili in un luogo più distante? Io particolarmente mi sono sentita molto vicina, anche perché comunque abito a Marzabotto, in questo paese colpito da questa strage, comunque con i miei nonni che mi hanno sempre raccontato le stragi, perché anche loro le hanno proprio vissute. E comunque entrando in questa in questi luoghi mi sentivo come se fossi una loro cittadina, ecco, mi sentivo come se l'avessero fatto anche a me questa cosa, quindi mi sono sentita molto vicina. Non è stato tanto strano, perché comunque ci siamo abituati, ad esempio quando andiamo a Montesole oppure al Sacrario, spesso le storie, cioè, coincidono, quindi sì, cioè, ci siamo abbastanza ritrovati. Cosa hanno in comune secondo te questi due luoghi, quindi? Ma sicuramente il dolore provato dalle persone che sono state uccise oppure gettate nelle foibe, e crudeltà, molta crudeltà. Vorrei ringraziare, a nome anche di tutti gli altri insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Marzabotto, chi ci ha dato la possibilità, quindi l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, l'Istituto Parri di Bologna e le sue insegnanti che ci hanno seguito proprio passo passo nella preparazione proprio delle fasi storiche e didattiche proprio di tutto il progetto. L'associazione ANED e anche l'AMPI di Marzabotto, tutte la scuola di pace di Marzabotto, il comune di Marzabotto, che è stato partner insieme alla Regione Emilia-Romagna nel cofinanziamento e ci è stato vicino in tutte queste fasi. E mi hanno colpito delle parole della senatrice a vita Liliana Segre, che è un monito agli insegnanti ma anche ai giovani, e con queste vorrei proprio ringraziare. Tocca a voi, amici insegnanti, è l'appello di Liliana Segre dopo la sua nomina a senatrice a vita. Prendete idealmente per mano i vostri ragazzi e attraversate con loro gli anni importantissimi in cui si diventa grandi. La conoscenza della cultura e della memoria storica li renderà più forti e più liberi. Liberi anche di scegliere nella loro vita futura tra il bene e il male, tra l'indifferenza e l'impegno. Perché non si ripeta più quel male assoluto che è stata la Shoah, ma che aggiungo anche che sono state le foibe e tutto quello che è venuto dopo di esse, e anche per gli esuli dalmato-istriani.